Let's go fishing for a dream. Let's find some place new. All of this world is gonna see you shine. In collaborazione con Pianeta Pesca, via Amendola 420, Modena, www.pianetapesca.it. I'm a lightning bird, mama. Watch out, I'm going to light on. I'm a lightning bird, mama. Buongiorno a tutti i telespettatori, siamo Vivi Natura con la Salicetta Pianeta Pesca, la società sponsorizzata dal negozio Pianeta Pesca e dalla ditta Milo. Oggi vedremo la pesca della trota nelle sue varie sfaccettature, vari tipi di pesca, varie attrezzature. Siamo qua con Guicciardi Luca. Buongiorno Luca. Buongiorno. Luca è agonista trota lago e anche pesca al colpo da sempre, papà, nonno, tutti. E oggi parleremo delle canne nuove di Milo, le strabiglia. Intanto Luca, che cosa stiamo utilizzando? Stiamo utilizzando una strabiglia azione 6, una canna di media potenza, l'azione di lancio di 12 grammi 15, è una canna che si utilizza sui nostri laghi, nei laghi di una dimensione non esageratamente, sì, no. non particolarmente grandi. Luca, allora abbiamo detto, qua abbiamo a che fare con strabiglia azione 6, canna da bombarda fondamentalmente. La bombarda che cos'è? Spieghiamolo e poi dopo le vedremo più in dettaglio. La bombarda è un attrezzo che ti permette di pescare a una distanza ovviamente proporzionata alla grammatura. Vanno dal 5 grammi fino ai 40 grammi, ti permettono di lanciare molto lontano l'esca da riva e pescare a diverse fasce, profondità. Questa bombarda è un bubo di Milo, una bombarda storica, diciamo, una forse delle prime. Le caratteristiche è che in base al tipo, i bubi sono tutti trasparenti, però in base al piombo che hanno all'interno lavorano a diverse fasce di peso. Come è montata una bombarda? Lo vediamo bene. La bombarda viene montata con l'antenna verso la punta con la stina, della canna, diciamo, verso la punta della canna. E sotto alla bombarda ci va messo un paracolpi, un fermo, un salvanodo, una girella tripla che permette l'azione di rotazione della camola, dell'innesco, poi un finale che varia dal 1,50 m fino ai 2 m, anche 3 m. Più si pesca galla, più il finale si allunga. E questo è come è composto, è abbastanza semplice la montatura, sì, della lenza della pesca con la bombarda, però ci sono alcune regole basilari. Un'altra cosa importante è questo pezzo qua, questa brillatura di lenza. La lenza viene girata su se stessa per creare una parte più rigida. Quando lanciamo evita di attorcigliarsi, di aggrovigliarsi e di creare dei problemi in fase di recupero, poi l'esca dopo non si muove più correttamente. Andiamo a vedere se prendiamo un pesce, Luca. Proviamo.
accessorio indispensabile per la pesca della trota per il garista, ma poi abbastanza completo per tutti, è il panierino, il cestino. Il cestino da trota serve a contenere il pesce durante le gare e avere le esche a portata di mano in qualsiasi momento. Qua abbiamo i vermi, le camole, il caimano, che è un'altra esca viva. Quello che vedete qua all'interno è uno scaldino, serve per mantenere le esche in temperatura, perché col freddo sennò tenderebbero a morire. E qua cosa vediamo? Il cestino è tutto a portata di mano, alto per avere le esche subito, alla maniglia per poterlo spostare velocemente, e in questo caso i piedini regolabili, perché non è detto che il terreno sia sempre perfetto, quindi dobbiamo sempre posizionarci in modo comodo, come abbiamo detto altre volte. Una volta che, questo qua è una novità assoluta della ditta Milo, una volta che lo dobbiamo mettere in macchina si smonta e si chiude su se stesso. Qua ci sono le viti, si tolgono, si chiude su se stesso e lo abbiamo in tanto spazio così. Le bombarde, qua abbiamo una carrellata dei bubi di Milo, che sono quelle che personalmente sono più facili, secondo me sono più facili da utilizzare. Questo perché sopra ogni bombarda c'è scritto la navigabilità che ha, cioè a quanta profondità lavora la bombarda stessa. Questa dai 20 ai 50 centimetri. Questo è comodo anche per chiunque, per chi vuole approcciare la bombarda e dice: ma come si utilizza? Beh, c'è scritto sopra, quindi siamo abbastanza si dà una bella mano, diciamo, nell'utilizzo. La bombarda in questo caso viene utilizzata da galla proprio, lavoriamo proprio sopra il pelo dell'acqua, poi si scende fino al fondo proprio a lavorare poggiati sul fondo. Quando si utilizzano? Ecco, si utilizzano a galla nel momento in cui inizio stagione o più avanti in maggio le trote sono più attive, e si va a utilizzarle invece proprio appoggiate quando il freddo le appoggia. Poi comunque l'utilizzo della bombarda va visto in fase di pesca. Se vediamo le trote saltare le cercheremo a galla, se non le vediamo le andiamo a cercare più giù, andiamo a sondare gli strati d'acqua andando a cambiare bombarda. Non ci sono delle regole precise se non quello di guardare l'acqua e cercare di leggere quello che succede all'interno del lago. Con Luca adesso andremo a far vedere le azioni delle canne da trota, in particolare della Strabiglia, la canna nuova per il 2012 di Milo, già presentata nel 2011 comunque, ma la canna di punta, la più bella della gamma. Le vediamo qua posizionate sul cavalletto, che è un attrezzo indispensabile per il garista, ma comodissimo per tutti i pescatori a trota, perché possono avere le canne tutte posizionate precise senza averle in giro che magari le pestano. Insomma, è un articolo interessante. Allora, parte questo, Luca, facciamo una carrellata sulle azioni e perché un'azione rispetto a un'altra e dov'è più idonea, diciamo così. Allora, praticamente la gamma Strabiglia parte dall'azione 1 per arrivare all'azione 12. Ovviamente su queste azioni abbiamo il numero più piccolo, perciò l'azione più piccola, la 1, la 1, la 2, la 3 e la 4 sono tutte azioni che si possono utilizzare per la pesca col piombino, per poi passare alla 5, alla 6, alla 7 per una pesca a media distanza, sui dei 6 grammi fino ai 10-12 grammi, per arrivare poi alla 9, la 10, la 11 e la 12, che sono le canne da bombarda un po' più potenti, vanno dai 15 grammi fino ai 30. I nostri laghi, i laghi della zona, spesso richiedono bombarde non particolarmente esagerate, oppure se si va in montagna le canne più indicate sono quelle più leggere, da piombino o vetrino o pallina, perché c'è anche un discorso di montature differenti che andremo poi a vedere. Ma se si parla di laghi come quello che abbiamo alle nostre spalle, in questo caso abbastanza grandi, ci può essere anche la richiesta di 30 grammi di bombarda. Quindi l'azione è completa per il garista, ma è completa anche per chi
ha delle esigenze con dei laghi un po' grandi e ha l'esigenza di avere una canna potente, quindi il garista sì, ma anche tutti gli altri possono avere una canna più idonea alle loro caratteristiche, perché una canna d'azione 6 o ad azione 7 può essere benissimo montata con un galleggiante senza nessun problema, voglio dire, devono essere così, nascono per l'agonista, ma sono canne leggerissime, sono in carbonio alto modulo, un'azione di quella di punta, quindi è una canna che sulla quale vediamo benissimo la mangiata, perché la cima è sensibile, le vediamo anche piegate, vediamo benissimo l'azione. E fino al secondo pezzo sono molto pronte, molto rapide, nella cima abbiamo la sensibilità che serve per vedere le mangiate delle trote, perché tante volte si pesca senza galleggiante e quindi la trota si sente sulla canna, abbiamo la mangiata sulla punta della canna.